Marinella Senatore, sono un'artista visiva, sono italiana ma vivo tra Parigi e Londra da diversi anni e sono stata invitata con molto piacere qui a Livorno Carico Massimo per spiegare un progetto tra i più importanti della mia carriera e della mia produzione che si chiama The School of Narrative Dance, che è una scuola nomade, itinerante, non ha una sede fissa e il cui focus è centrato sullo storytelling, cioè sulla narrazione, laddove la danza diventa uno dei mezzi, uno dei potenziali linguaggi per poter comunicare ed è un livello narrativo ulteriore al testo o alla musica o ad altre cose. Normalmente i nostri partecipanti sono non professionisti, quindi non hanno assoluta esperienza nella danza. Per noi la danza infatti non è da intendersi come un gesto atletico, ma come un nostro palcoscenico è da considerarsi una piattaforma sociale, dove quindi chiunque può intervenire e può sviluppare delle cose, dei desideri, magari apprendere nuove cose, condividere con gli altri le proprie abilità. Tant'è vero che la school, prima di essere una scuola, erroneamente si pensa che sia una scuola di danza, è innanzitutto una scuola di narrazione, di storytelling, quindi la parola narrative è assolutamente fondamentale. La school propone l'emancipazione dello studente dall'insegnante, quindi l'insegnante diventa un attivatore, non c'è una verticalità della didattica, non c'è un passare delle nozioni e basta. L'insegnante diventa un attivatore, un'attivatrice di un processo di autoformazione che poi si sostanzi e si finalizzi in una performance che ha a che fare con il movimento e quindi in definitiva anche con la danza, è un passo successivo. Tutto quello che noi facciamo è finalizzato quasi sempre ad una parata o ad una procession, per dirla all'anglosassone, ed ha quindi un riscontro innanzitutto nella comunità stessa dove si è generato l'intero processo, perché a noi quello che interessa è l'intera processualità, che poi è una finalizzazione che diventa una maniera di conservare la memoria del lavoro fatto insieme, ma tutti i workshop gratuiti, tutte le lezioni che anche personalità dello spettacolo, del cinema, della letteratura offrono gratuitamente, o anche delle persone analfabete offrono gratuitamente i loro saperi e diventano professori per un giorno. Tutto questo è su base volontaria, come servizio che si fa ai membri della propria comunità o di comunità altre, diventa ovviamente il lavoro. Poi tutto questo si sostanzia in un evento finale che molte volte ha l'aspetto appunto di una procession, di una parata, di una performance urbana, che viene normalmente filmata, perché la school prevede anche la formazione al suo interno persone che esprimono il desiderio di poter imparare il linguaggio del cinema, e quindi si va dal suono alla ripresa e ai movimenti di camera piuttosto che l'illuminazione, eccetera. Per la sua natura nomade, quindi senza una sede fissa, eccetera, necessariamente la School of Narrative Dance ha bisogno di essere ospitata da un'istituzione che di volta in volta cambia, e normalmente sono i musei, alcune volte le università, ma francamente lavoriamo per di più con istituzioni come musei pubblici o fondazioni che ospitano fisicamente la school per un dato periodo di tempo, e quindi tutti ci ritroviamo in quello spazio, viviamo
abbiamo quello spazio, addirittura ho creato molte volte delle vere e proprie mostre con la sculinazione durante le mostre, per cui il pubblico visitante del museo poteva allo stesso tempo guardare i lavori, le lezioni e addirittura prendere parte poi all'evento finale. L'evento finale viene filmato per le ragioni che ho detto, ma viene anche filmato affinché sia una memoria per tutti. Però le maniere in cui la scuola viene raccontata possono essere anche diverse. A volte si è scelto di creare delle grandissime installazioni fotografiche in scala 1:1, altre volte installazioni degli spazi dove abbiamo lavorato e che diventavano la memoria di quello che avevamo fatto insieme. C'è una vastissima produzione di testo, di collage, produzione grafica che io faccio prima, durante e dopo i lavori con la scuola. Quindi in realtà i media sono vari e anche le estetiche, perché ovviamente teniamo conto dei partecipanti che sono sempre divisi e diversificati per background, per formazione, per desideri, per estetiche, visioni, immagini, eccetera.